Con una delibera approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 7 marzo scorso, Napoli lancia un segnale forte di dialogo tra religioni e culture diverse e si appresta a diventare città della tolleranza, dell'accoglienza e della convivenza. Nella sala Tommaso Campanella di Piazza del Gesù il tema sarà al centro di una 2 giorni di incontri e dibattiti promossa dalla vicepresidenza del Consiglio Comunale con gli assessorati al welfare e ai beni comuni. Noi pensiamo che Napoli sia al centro del Mediterraneo ed essendo al centro del Mediterraneo, come è stata, come è stata Cordova nei secoli passati, può diventare una città dell'accoglienza e della convivenza. Il confronto nasce dalla necessità di trovare un linguaggio comune per eliminare ogni forma di diseguaglianza e costruire un mondo di pace e solidarietà che garantisca ad ognuno uguali diritti. Napoli sta facendo di tutto per essere la città dei diritti fondamentali, attraverso tutta una serie di azioni in consiglio comunale, in giunta. Ovviamente ci troviamo in un momento difficilissimo, in cui stentano addirittura a essere garantiti e affermarsi i diritti costituzionalmente garantiti. Anzi, viviamo un momento in cui c'è la negazione di questi diritti. Vogliamo ridare spinta, forza e contrapporci appunto ad un modello che è un modello liberista, che in virtù, diciamo, del perseguimento di interessi strettamente collegati solo e unicamente al profitto, al mercato, determinano appunto la negazione dei diritti civili, dei diritti alcune volte politici e dei diritti sociali. La manifestazione è articolata in 2 sessioni e dopo la prima giornata dedicata alla tolleranza religiosa, domani toccherà a quella interetnica. Al dibattito partecipano anche rappresentanti delle comunità etniche e religiose e delle associazioni presenti sul territorio e si concluderà domani con la proclamazione di Napoli città della tolleranza da parte del sindaco Luigi De Magistris.